Possiamo cominciare? Allora, Peppe Mascara, una Siracusa sempre più in crescita contro un Mona Cereale. No, abbiamo preparato questa gara, questa settimana, dei minimi particolari, perché sapevamo che incontravamo una signora squadra. Però oggi penso che sin dall'inizio si è capito che il Siracusa era determinato, era concentrato, lottava su ogni pallone. Praticamente la pratica è stata chiusa nei primi 10 minuti. Però per quanto riguarda il gioco, quando avvengono queste gare che riesci a bloccare il risultato e a fare 2 o 3 gol nel primo quarto d'ora, devi cercare di mantenere il pallino, cercare di provare le giocate che provi durante la settimana. Forse non è stato fatto sia per il campo, perché ognuno voleva fare qualcosa di proprio, e si è stata fatta un po' di confusione, specialmente nel primo tempo. Peppe Mascherini, mi sembra che le giocate di gioco siano migliorate, e mi sembra che l'assetto dell'attacco sia cambiato anche con l'ingresso di Da Costa De Colo. Che ne pensi? Ma guardi, questa strada è stata costruita in una certa maniera, non certo per difendersi. In ogni squadra, ogni società costruisce una squadra, ci vuole del tempo, perché non è che tutti giocavano insieme, quindi solo 3-4 erano che si conoscevano dall'anno scorso, quindi ci voleva un po' di tempo. Adesso abbiamo trovato la giusta sintonia in ogni reparto, penso che la differenza si sia vista rispetto alle altre gare. Crescete nella fase del possesso della palla a terra, cioè proprio oggi si è notato, è una cosa che abbiamo visto, almeno personalmente, che poi magari è stata notata, un Panatè di terzino. Allora io mi sono anche incavolato, ma non perché stavamo 3-0, perché la partita va presa per 90 minuti allo stesso modo. Mister, questo Siracusa che cambia forma continuamente, il modo di gioco, che naturalmente un vantaggio che sopra una squadra valida come la Siracusa. Guardi, noi abbiamo incontrato innanzitutto una squadra che la settimana scorsa ha fatto 0-0 contro la Parigi in classifica. Cambiare modulo, no, ho cambiato modulo in base agli under, io l'ho detto sin dall'inizio, gli under sono quelli là che ti fanno un attimino cambiare la gestione della partita. Devo dire invece che i grandi si sanno adattare con uno spirito di sacrificio importante, perché Peppe Zappalà, che in questo momento non ha mai avuto tanto spazio, ha fatto una partita importante. Da agosto a Pire, a me stessa cosa, e non ci scordiamo. Pettinato, no, ma quelli già erano delle certezze. Le certezze che non avevo mai adoperato per motivi di ande, si sono rivelate alla fine dei giocatori importanti per me. Ma a me non mi hanno lasciato di stucco, mi hanno dato la conferma che avevo dei grandi giocatori. Infatti, questa squadra manca un po' di migliore da vostra, oggi da vostra. Questo è stato il primo quarto d'ora, ha fatto la differenza. Ma questa squadra ha bisogno di tutto, ma non lo dico per sviare un attimino la risposta. Io dico che in questo momento questa squadra manca ancora il miglior grasso, ancora manca il miglior capolaro, ancora manca secondo me il miglior vitale. Montella, 2 partite che sta fuori, che è rientrato, è stato uno dei migliori in campo, quindi voglio dire Carpinteri, 2 partite fuori, ecco, se lo spirito di sacrificio è questo, e non si può parlare di qualcosa di importante, ma parlo di un campionato importante, non di vittoria, parlo di un campionato importante. Hai nominato, anzi non hai nominato, un terzino aggiunto, Panatteri. Guarda, io non nomino Panatteri perché non conosco la patronale, quindi so quello che mi può dare Ignazio, però vi posso dire tutti quelli che sono stati chiamati in causa, compreso Paolo Messina, che non ci dobbiamo dimenticare, che contro il Modica ha fatto una gran partita. Quindi per me sono tutti indispensabili, tutti. Non c'è uno che magari dire a me no, sono tutti importanti. Mister, Napolitano, impegno di Coppa, sarà come la scorso anno, ma se non dico che è arrivata fino in fondo, quindi una Coppa per giocare con un grande giocatore, con un grande conosco. Faremo il massimo per superare il turno, perché per me non ci sono partite di fiera, neanche quelle del giovedì. Sicuramente faremo riposare qualcuno, penso che sia anche una cosa normale, anche perché non ci sono i sostituti, ci sono gli altri titolari che scappano per entrare in campo.
In questi schemi oppure rimani comunque in surplus nel tuo ruolo? Dalla serie io faccio i gol e oggi l'ho fatto vedere come devo fare i gol. No, io sono io rispetto a Panarteri ho una delle caratteristiche diverse, però penso che quando c'è da dare una mano posso pure dare una mano, non è un problema per me, sono, mi ritengo uno generoso, però mi cerco di dare una mano alla squadra, quindi a parte fare il gol cerco di dare una mano a però oggi è andata bene, sono partiti forte e siamo tutti contenti perché era importante oggi vincere, perché noi abbiamo una trasferta bella, bella tosta. Io quello che mi guardo, ho notato che